conferenza stampa. Siamo qua per presentare l'edizione 2015 di Appennino Cultura, che sta per iniziare. C'è anche il messaggero. A quello che hanno detto, loro lo fanno per bene. Allora io vado subito a presentare le persone che tra poco ci illustreranno questa nuova edizione di Caffeina Cultura. Ci provo perlomeno, vi chiedo un po' di silenzio per favore. Grazie, un po' di silenzio in aula. Allora vado subito a ringraziare, a salutare il sindaco Leonardo Michelini, l'assessore alla cultura Antonio De Migliacoli, e poi saluto e ringrazio il direttore artistico di Caffeina Cultura, Filippo Rossi, buongiorno. Così come ringrazio e saluto gli altri direttori artistici delle varie sezioni di Caffeina Cultura, ad iniziare da Giorgio Nisini, direttore artistico della sezione narrativa, e a seguire Giancarlo Nerciani. Grazie Presidente di questa sua precisazione. È finita. E allora ripartiamo da Giorgio Nisini, direttore artistico della sezione narrativa di Caffeina Cultura, a seguire Giancarlo Lenciari, direttore artistico del Jazz Festival. Abbiamo qua Annalisa Canfora, direttore artistico della sezione teatro di Caffeina, e saluto e ringrazio anche Andrea Baffo che ho visto, segretario e direttore generale della Fondazione Caffeina Cultura. Bene, io lascerei subito la parola al nostro assessore alla cultura Antonio De Migliacoli, prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Naturalmente siamo il comune di ospitare la conferenza stampa, e ieri la conferenza stampa si occupa dell'inizio di Caffeina, che è l'evento più importante dell'annata per quanto riguarda l'attività culturale. Io non posso dire molto, perché sennò pure lo spazio del sindaco, poi no, c'è stato, no, lo spazio, non so che dire, spazio di Rossi c'ha il suo spazio, che parlerà di Caffeina. Io devo parlare semmai dei rapporti del comune con Caffeina, però di questo si occupa il sindaco. Io lo so già che dirà il sindaco, dirà che Caffeina è una sezione molto importante e che però, no, aspetta, che però la città, oltre che usufruire, deve pure dimostrare di tenerci, e dimostrare di tenerci si fa in vari modi, non solo andandoci gratis, ma anche a seconda dei ruoli, delle persone, delle posizioni, anche diciamo dimostrando concretamente. Effettivamente questa è una verità semplice, forse banale, però è evidente che una manifestazione così importante e anche quindi così costosa proprio dal punto di vista sia del lavoro delle tante persone volontarie che ci si dedicano, ma anche proprio dei costi economici, può sopravvivere se la città la vuole, ecco, diciamo, mettiamola così. Quindi, naturalmente il padre deve cominciare da se stesso. Io personalmente, a livello personale, non ne parlo, insomma, io da tanto tempo sono vicino al caffè, diciamo così. Invece con l'amministrazione comunale, quello che posso dire è che almeno l'intenzione dell'amministrazione, qua il sindaco certo lo dirà in modo più autorevole, l'intenzione dell'amministrazione è di dimostrare concretamente, come credo abbiamo fatto lo scorso anno, che Caffeina è un'amministrazione importante, la più importante, insomma, di quelle che abbiamo, e che quindi il comune, per quanto è possibile, perché noi ancora siamo una presa di impostazione del bilancio, lo provo a dimostrare. Detto questo, io faccio gli auguri a Caffeina, sono sicuro che sarà un successo, ho visto il programma, quindi il programma è veramente ampio.
parte, promuovendo come ha sempre fatto, ovviamente in questi anni, divulgando il programma, le manifestazioni, quindi anche essa sostenendo la FIN. A un minuto. Ringraziamo l'assessore Antonio De Guglielmi e lasciamo la parola al direttore artistico della FIN Cultura Filippo Rossi. Allora, grazie a tutti, adesso finito il momento del cazzeggio. E quindi leggo l'appunto che mi ha scritto Andrea Baffo, se non mi scordo tutto, sui ringraziamenti, perché davvero sono degli scordi, perché sono fondamentali. E inizio da questo perché comunque sono parte integrante del discorso che, del brevissimo discorso che farò dopo per descrivere la filosofia del festival. Intanto ringrazio per il mese otto, ormai il terzo anno di collaborazione sul food, che grazie a Angelo Pagliotti Palumbo, Luigi Pagliaro e Claudio Storcetto, perché ormai il lato di Slofood è parte integrante della collaborazione della riuscita di Caffina Festival ed è anche parte integrante della filosofia di Caffina Festival, quindi non è un appendice ma è un arricchimento vero di un apporto culturale in senso stretto. Ringrazio il Milano per i festeggiamenti di Moscano, che sono venuti a trovarci qui questa mattina, anche loro eroi nel loro attivismo culturale, che stanno facendo eventi davanti a Piazza San Pietro e centri di beneficenza. Li ringrazio anche perché forniranno anche ogni giorno un primo piatto per tutti i volontari di Caffina, anche lì. Quest'anno è passata, abbiamo come titolo, il fatto che Caffina è un problema di insalata, anche quest'anno continua a essere insalata, nel senso che comunque sono settimane che facciamo bollette alimentari per mangiare ai volontari. Con orgoglio anche quest'anno siamo riusciti davvero a riportare Caffina nel carcere di Mamma Gialla, è un'esperienza nata, mi sembra, 3 anni fa anche questa, non mi sembra che fosse 4 anni fa, comunque anche quest'anno faremo 2 eventi a Mamma Gialla, uno con Mario Vaglia e l'altro con Roberto Riccioli. E questo è un grande orgoglio del festival, perché comunque è un di più che ci dà il senso del lavoro che facciamo, perché sono eventi che non portano nulla né alla città, né al festival, né al mio della città, né a niente, però sono. È quel che è giusto fare, diciamo, ecco, cioè ci stanno tante cose che sono utili fare, questa parte qui è quella che noi dobbiamo giusto fare, la facciamo comunque, e ringrazio anche gli artisti che accettano ogni volta di buon grado di venire a questi incontri dentro Mamma Gialla, e devo dire artisti che magari hanno già impegni serali, che a Frida non è scontato prendersi un impegno che comunque, io l'ho vissuto con il sindaco la prima volta quando ci aveva la noia, che comunque hanno un di più di stress notevole. Beh, credo che un artista stare in una sala del genere sia molto più faticoso che stare a Piazza del Popolo con 1000 persone, perché comunque c'è un'intensità che poi alla fine è faticoso. Ringrazio per la conferenza di Valorio Civile l'altro giorno, il Festival di Educazione, con Miss Mariani e Rosanna Spirale, che abbiamo fatto qui l'evento. Ringrazio Paolo Manganiello, anche qui, ultimo ma non più magro, parte integrante, colonna dell'esperienza Caffina, con Senza Caffina. Lui davvero da Andrea, 8 anni, che ce lo teniamo un po', no? 7, sembrava di più. Impegnativo. No, perché fin dal primo anno noi abbiamo guardato, fin dal secondo, perché il primo anno era una scioferica mostruosa. Il secondo abbiamo provato ad aprire alla cultura per bambini, quindi anche lì ciò che è giusto fare, ma insomma non è che abbiamo fatto granché, anche perché io e Andrea, la cultura dei bambini è giusto un po' del qui. Quindi da 7 anni quel corpo da 90, un pezzo da 90 ci aiuta in questa avventura che è Senza Caffina, che è diventata davvero un appuntamento alto, ma in,
imprescindibile dall'esperienza del festival, con tante persone che incontrano in giro di là, pomeriggio, domenico, la giornata, la bambina, la polla, questo è, e vengono tanto di gol, insomma, comunque è un grande unico per un festival culturale che di solito non si trova in altri nostri paesi. Ho mai visto con tutti questi qualcuno, cioè credo che mi fai andare a lungo però. Prendi la scrittura di Daffo. Assolutamente no. Ah, venute l'altro, giusto, venute l'altro, grazie a questo siamo sostanzialmente noi, cioè, una grande esperienza della creazione di venute l'altro e di mangiare dei vini, in questo caso voglio ringraziare veramente anche la Regione Lazio per prima, perché è grazie al bando regionale sulle scuole. Sta andando molto bene, avremo, e qui ringrazio Francesca Rastanti, che non ci sia, ma insomma è stata la persona che ci ha, la creativa di quel progetto, e quindi che ci ha consentito di portarlo a compimento, e ringrazio Laura Beni, che è la creatrice del Montevalli, che devo dire vi consiglio, perché noi abbiamo assaggiato la Montevina ed è davvero un pezzetto di anche territoriale in più che ci siamo inventati, ma noi lo abbiamo inventati col titolo, ma nel merito solo lei potrà essere in grado, e Antonio Ricci che farà delle ricostruzioni storiche del primo conclave, dei sotterranei di Palazzo dei Papi, e anche lì devo dire ringrazio Antonio veramente, perché noi ci abbiamo pensato molto, ma credo che era l'unica città che potesse affrontare questa sfida e questa scommessa. E anche qui posso dire che quello spettacolo può essere una scintilla per ricostruire quel romanzo collettivo sul conclave e sull'idea di Città dei Papi, che potrebbe in prospettiva essere molto utile. E gli ultimi ringraziamenti li faccio a fine perché sono i più importanti. Allora, scusatemi, questa parte qui è come se l'avessi detto a Baffo, così non ve la pigliate con me, no? A parte gli scherzi, i ringraziamenti sono obbligatori ma giusti e fanno anche capire cosa c'è dietro il mondo di Caffeina. Io stringo, perché poi ci stanno i miei contributori artistici che parleranno di tutto il resto, quindi parlo solo sulla filosofia di questa edizione, perché devo dire, noi come sempre è stato faticoso, è stato più faticoso del solito, è stata una grande avventura culturale costruire questo programma, per la prima volta c'è stata un'organizzazione con differenziazione di responsabilità, perché non era più possibile gestirlo in modo artigianale, non è diventato un po' caotico. Quello che posso dire è che per la prima volta noi ci troviamo di fronte alla in modo plastico nella città, dal punto di vista architettonico, la vera filosofia di Caffeina, cioè a perché Caffeina ha sempre fatto così, anche il perché Caffeina ha sempre creato delle polemiche culturali, perché noi siamo sempre stati convinti che la cultura non ha confini, quindi è cultura alta e cultura bassa al tempo stesso, e comunque zapping culturale è scelta, non è moralismo, quindi chiunque può scegliere qualsiasi cosa, e noi siamo arrivati all'ennesima potenza, l'abbiamo portato talmente al potenziale questo concetto, per cui Caffeina quest'anno è dal calcio in culo a ospite, sostanzialmente, cioè il calcio in culo che hanno montato la Piazza Fontana Grande è un elemento strategico di Caffeina, cioè è un contenuto culturale, non è cazzeggio, ma è l'esempio, la dimostrazione che anche quella è un pezzo della cultura italiana, e sta lì a dimostrare che la cultura non deve essere per forza noiosa, non deve essere per forza seria, non deve essere per forza pandata, non deve essere la cultura dei soldi, per intenderci. Io non sono sempre stato convinto, Caffeina l'abbiamo sempre costruita con questa intenzione, e diciamo, questa volta l'abbiamo portata all'ennesima potenza in modo plastico.
Sul merito del programma è inutile che faccio nomi, nel senso che è stata una grande, come dicevo, è stata una grande avventura costruirlo, ne siamo molto orgogliosi, ma non stiamo qui a fare elenco dei personaggi che ci sono e che non ci sono, perché i personaggi sono funzionali anch'essi a questo progetto culturale. E quindi ringrazio tanti amici, che ormai sono amici di Caffeina, che hanno deciso e hanno accettato il nostro invito, questo sì, ma insomma è davvero un programma che consegniamo a chi verrà a festa nei prossimi 10 giorni e lì sta, insomma, è inutile descriverlo in modo spezzettandolo. Prima ho fatto esempio del calcio in culo, ma anche lì la costruzione del festival è non solo questi eventi, ma anche artisti di strada, in Piazza del Comune, in Piazza della Morte, anche la collaborazione, questi ringraziamenti non li abbiamo messo, ma con la Notte delle Candele, la Notte delle Candele di Valerano, che verrà, sarà presente a Caffeina e credo che è confermato, avremo per 10 giorni uno scorcio di quello spettacolo dentro Viterbo, nel centro storico di Viterbo. Non mi ricorderò mai come si chiama la via che va da Piazza della Morte a Piazza del San Carluccio, quel vicolo lì, non so, sinceramente, sono di Trieste, non mai. E quindi, insomma, è una grande, diciamo così, scenografia. Lo è sempre stata, abbiamo sempre cercato che lo fosse, diciamo che quest'anno ci sembra che sia venuto ancora meglio. Io qui mi fermo. Do la parola per quanto riguarda la parte musicale per salire su a Necciari. Ti ringrazio. Beh, molto semplicemente ringrazio anch'io la disponibilità naturalmente della collaborazione che abbiamo avuto per un anno intero con tutto il team di Caffeina. Noi abbiamo lo spazio di Piazza del Gesù, cerchiamo di valorizzarlo nel migliore dei modi, come credo in questi 3 anni di collaborazione molto forte sia stata in qualche maniera rilevato da tutti quanti. Il nostro spazio è uno spazio molto, insomma, se volete, è abbastanza accogliente e anche in qualche maniera polivalente, nel senso che proponiamo non solo concerti ma anche dimensioni diverse. Proprio su questa falsa riga, appunto, volevo segnalare quest'anno alcune novità che non ci sembravano comunque interessanti, anzi, vi prego di comunque in qualche modo di passare un attimo nella vostra attenzione per quella che riguarda, ecco, se volete, la parte che più si integra all'interno di una manifestazione come Caffeina. È uno spazio che parlerà appunto di attualità, parlerà di giornalismo, parlerà di cultura in senso veramente molto profondo e sarà accompagnato da inserti musicali e quindi una specie di Vittima Show per qualcuno, insomma, sarà veramente forse una piacevole sorpresa. Che è proprio lui, no? Attenzione. No, non c'è fatto questa sorpresa. Non ce l'abbiamo fatta. Sarà condotto da Luigi Galluzzo, che è un nostro carissimo amico, tra l'altro direttore del TGCOM, che curerà questa rivista che porterà a vedere qui all'interno del Piazza Gesù, appunto, il nostro programma, 5 appuntamenti a cominciare dal 1° luglio con personaggi molto, molto noti della nostra attualità. Quindi, unionisti, qualcuno in particolare, Sergio Rizzo, Carlo Marroni, il Sole 24 Ore. Qui dicevo forse, ecco, il 4, un appuntamento insomma, molto, molto alto con Umberto Galimberti. Quindi è una piccola grande novità che noi quest'anno per la prima volta abbiamo in qualche modo cercato di operare e di allestire, sempre in concomitanza con il fatto che comunque una manifestazione del terreno possa avere maggiore interesse anche se declinata in chiavi diverse. Quindi, ho detto un Galimberti, lo fate sempre, no? In questi poi lo sono in cima. Lo ho risuonato, quindi ce l'abbiamo di fronte. Ha detto molto alto. Comunque, non vi dico che farlo io,
abbastanza complessa la questione. Questa è la prima novità che mi sembrava importante segnalare, così come altro punto, se volete un po', che ci ha fatto un enorme piacere questo collettore sul territorio. Tantissimi sono stati i gruppi, diciamo, le band, anche molto molto giovani e molto preparate, che hanno chiesto di poter usufruire del nostro palco, del nostro palcoscenico, per cercare di portare in visibilità, comunque comunicare questa loro presenza sul territorio. Noi abbiamo cercato per quanto possibile, anche in considerazione del taglio, se volete, musicale, che noi abbiamo in realtà non monotematico, ma appunto polivalente, di accogliere il più possibile, perché ci sembravano le dimensioni più interessanti, più magari particolari, anche con qualche picco di originalità. E quindi questo è appunto racchiuso in un contenitore che noi abbiamo chiamato Douche Bond, proprio per far comprendere meglio quello che avevamo intenzione di portare appunto all'interno della programmazione. Altra novità è una cosa che magari potrà interessare sicuramente la fascia del pubblico più giovane, è la prima rassegna di musica elettronica che facciamo in collaborazione con lo spazio Wintergarten della Magna di Viterbo, e ci sarà una direzione artistica che curerà questa particolare genere musicale. E in questo caso John Arnold, un americano, che ha in qualche modo allestito quattro appuntamenti all'interno di questa dimensione, se volete, che curerà appunto lui personalmente, e che porterà a Viterbo quattro artisti di musica elettronica. Se volete, è una cosa originale, particolare, e ci veniamo anche in questo caso a poterlo in qualche modo comunicare. I main, diciamo, eventi più importanti saranno anch'essi sottolineati da una forte matrice jazzistica, ma non solo, abbiamo qualche esperienza che viene addirittura dall'est europeo, quindi vi prego, magari attraverso i nostri comunicati e quello che stiamo cercando di promuovere a livello di grafica e sul web, di poi comprendere meglio quelle sono le particolarità. Io voglio dilungarmi però oltre a questa cosa, perché credo che ci sono magari, cioè, mi sta guardando già in maniera... No, stavo già pensando un po' di lungo. Ma io vi chiedo, nel momento ce l'avete sopra la testa, continua la collaborazione con la Street Festival di Montefiascone nella sezione di proiezione corti, e non voglio dimenticare nessuno, perché tutti quanti ci tengono a essere qui con noi all'interno del Gesato, ma soprattutto all'interno dello spazio Castrino. Da ultimo non voglio dimenticare un appuntamento che faremo martedì 30 all'interno sempre del nostro spazio con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un incontro, un dibattito con quelle che sono state le protagoniste di un progetto, se volete, internazionale, che sarà poi ribattuto all'Expo Milano intorno al mese di settembre. È un progetto portato qui dall'ingegnere Anna Lopez, un'ingegnere cubana, che comunque parla di ingegno femminile, donne, storie di donne che lasciano il segno, quindi potete in qualche maniera, già dal titolo, in qualche modo capire quali saranno i contenuti, anche questo sarà un incontro con degli inserti musicali, e in questo caso noi cercheremo di proporre, e abbiamo cercato di segnalare la personalità e l'identità musicale di due artisti che a noi ci sembrano molto significativi, anche due nuovi talenti della nostra musica internazionale, credo che potranno essere tali anche dopo questa loro apparizione. Sono Santi Scarcella, un pianista siciliano, compositore, eccetera, che comunque farà questi camei all'interno degli incontri letterari, e Antonio Bisci, che comunque qualcuno che già conosce, ma che comunque abbiamo in qualche modo cercato di dare più spessore attraverso queste iniziative. Io ho detto tutto, vi ringrazio veramente dell'attenzione, volevo ringraziare ancora tutti quanti voi che in qualche modo ci state ascoltando, tutta l'organizzazione, Filippo, Andrea, Giuseppe, veramente tutti quelli che con noi ci confrontiamo tutti i giorni per far sì che questo contenitore possa crescere, possa diventare sempre più alto. Grazie. Grazie a Giancarlo Macciari, direttore artistico di Jazzam Festival. Lasciamo ora la parola a Giorgio Lisini per la sezione narrativa, di cui lui è il direttore artistico. Sì, posso interrompere anche perché devo fare una domanda a Giorgio, perché io solo una cosa mi ha chiesto
penso che un po' tema, non ho avuto le palle per farlo, nel senso non ho avuto il coraggio. Cioè, io ho chiesto di drammatizzare un po' i suoi punti, mettendo un ampire nel salotto e far fumare un ampire mentre si parlava di letteratura, però ho detto che non gliela può fare, nel senso che ho detto che comunque è uno scrittore, non ce la fa, che poi parlerò mai di lui, insomma. E per quest'anno il progetto artistico, il prossimo anno ce l'ho fumato in Arghieri, in Arghieri doveva parlare con il calcio in cuore, doveva essere due singoli e il giorno così mi ha tolto come due singoli, e quindi così e nasce Monca un po' questa edizione di Caffrina per colpa di Giorgio così. Potrei anche ripensarci, sebbene al Diego lo fumerei soltanto con tabacco alla mia menta. Alla mia, va bene. Buono. Allora, innanzitutto, grazie, buona giornata a tutti. Qualche tempo fa, ormai quasi un anno fa, Andrea Baffo e Filippo Rossi hanno deciso con un vero e proprio atto di irresponsabilità di affidarmi la co-direzione artistica. Poi io ho tradotto soprattutto nella cura della parte narrativa di questo festival, che tra l'altro avrà anche una location specifica, che è il cortile San Carruccio. Dove è nato il festival? Dove è nato il festival? Dove io anni fa, passeggiando per caso una sera, mi imbattei nella presentazione di Luca De Carlo e nel sentirla, e mi ricordo che veniva anche offerto il caffè a fine presentazione, giusto? No, questa è una leggenda. Non mi ricordo, forse. Penso che l'abbiamo offerto a te. Abbiamo visto questo bel pezzo di ragazzo che offriamo un caffè. E quindi ecco, parte letteraria di Caffeina, che avrà soprattutto la location Piazza San Carruccio, con qualche poi delocalizzazione anche un po' altrove, ci sarà qualche letto sempre letterario, magari a Piazza del Fosso, laddove ci sono le presentazioni che sono collegate a dei reading o non presentazioni classiche. Ho cercato di costruire questa sezione letteraria mettendo insieme quegli autori, quegli scrittori italiani contemporanei che mi sono sembrati più interessanti nel panorama letterario degli ultimi mesi, quegli autori che hanno avuto maggiore riscontro da parte della critica, ma anche da parte del pubblico. Anche qui è inutile fare citazioni e eventi, perché tanto trovate tutto dentro il programma di Caffeina. Posso en passant dire che verrà Fabio Genovesi, che è uno dei 5 finalisti dello Strega, che ha appena vinto il premio Strega Giovani, e speriamo di portargli fortuna, perché abbiamo sempre fatto. In realtà, non tutti gli incontri che verranno ospitati dentro Piazza San Carruccio saranno incontri singoli quest'anno, nel senso che in alcuni casi ho messo insieme più autori, in realtà due, non di più, laddove ho visto che i loro romanzi, i loro libri prendevano, raccontavano delle storie che erano legate più o meno allo stesso tema. Quindi ho creato dei piccoli panel letterari, chiamiamoli così, dedicati a dei temi specifici, e così mi piacerebbe vedere come gli autori, gli ospiti, si confrontano su quello stesso tema che hanno raccontato in maniera molto diversa. E quindi ci saranno appunto panel dedicati, per esempio, ai lati oscuri dello sport, il tema dell'omosessualità e dell'omofobia, piuttosto che al modo in cui si racconta il rapporto tra padri e madri, e tante altre cose che poi appunto troverete nel programma. Ho invitato anche me stesso, perché ci sarà un ritratto del mio romanzo e mi autocito sfuratamente, e per concludere, in maniera anche qui molto sintetica, però ci tenevo anche a ricordare, a sottolineare che quest'anno la Fina Festival ha iniziato anche una collaborazione con il Distum dell'Università della Tuscia, una collaborazione che speriamo possa anche proseguire e che si è tradotta con uno stage, alcuni studenti dell'Università della Tuscia che sono
qua sulla mia sinistra, faranno un stage di giornalismo culturale che coordinerò io e che spero possa essere per loro un'occasione di crescita professionale, ma anche di degrado morale dei direttivi corsi. Grazie. Grazie a Giorgio Monzini, lasciamo spazio ora ad Annalisa Canfora. Sì, no, interrompo prima io sempre. No, perché tu fai la brava presentatrice, bisogna un po' sporcarle. E allora vai, sporca pure. Se no non si fa spettacolo, perché lo fare è tutto pulito. No, allora, intanto, seriamente, lui dentro che si era candidato, lui si era dimenticato di mettersi in programma per la presentazione del suo libro. Cioè, una tragedia per scuola, quindi comprate il libro di Giorgio Nisini, che è meraviglioso, cioè c'è il banchetto? No, non c'è il banchetto, però la caffina ci sarà, quindi siccome abbiamo parecchie copie, no ci rimangono sul volo, quindi siamo così, fate in modo di acquistare il meraviglioso romanzo di Nisini, che non, ancora non ho letto, però mi dico che è meraviglioso. Allora, no, per chiudere la parola ad Annalisa e non riprendo. Allora, l'ultimo ringraziamento è davvero a Valeria e Giuseppe, che sono, diciamo così, le due colonne lavoratrici della Fondazione e quindi dell'organizzatrice di questo festival, che normalmente... Sì, comunque Valeria ha detto ma vieni, non ce la fa perché sta facendo tutte le cose di segreteria. Giuseppe in realtà un po' si è imboscato, sta qui. Sì, la parola Giuseppe, io sto di. Verbe per telefono, sto lavorando. Infammi della telefonata e poi. E quindi ringrazio loro, ringrazio, l'abbiamo detto ieri, ci devo anche ringrazio chi ha fatto la parola sulla stampa. Anche se hai sbagliato il nome, di questo non mi ricordo, questo è colpa del tuo direttore, che ringrazio Chiara, che anche lei sta lavorando in questo momento in segreteria, che è una ragazza di Pordenone, che ha fatto la volontà di Pordenone Regge per anni e che a gennaio, mi sembra, che ha contattato per mail e ha deciso di venire ad aiutare a vedere come costruiamo un festival a qualche tempo e sta sostanzialmente lavorando con noi da due mesi più o meno. E questo l'abbiamo detto nell'assemblea dei volontari, per noi è già un grande successo il fatto che una ragazza di Pordenone venga qua nella nostra città a vedere come funziona Caffina, per come viene costruito questo festival e vedere anche le differenze di filosofia di come lo costruiamo. L'ho accennato, quindi bisogna farlo comunque, perché è giusto e doveroso ringraziare tutti i volontari che, tutti quelli che lavorano tutto l'anno per Caffeina, che sono un'associazione di una trentina di persone, più tutti i ragazzi che da oggi sono operativi per fare il festival. Senza di loro questo festival, senza tanta gente, senza di loro sicuramente questo festival non potrebbe essere fatto, quindi non posso che ringraziarlo, perché come ha detto Andrea, da oggi in poi sono loro i protagonisti e devo dire ringrazio e ringrazio tutti i ragazzi che hanno fatto le volontarie negli anni scorsi, perché da parte degli autori c'è sempre stato un riscontro estremamente positivo, cioè ci hanno sempre ringraziato per la gentilezza, per l'approccio umano dei volontari e quindi per noi è un motivo di orgoglio, è un motivo di orgoglio perché anche qui non era niente scontato. L'ultimo annuncio che faccio è che io e Andrea Baffo faremo domani presso il Gran Caffè Schenardi una conferenza stampa spiegando alcune motivazioni, alcune scelte economiche che abbiamo fatto quest'anno sul festival. Lo facciamo domani perché oggi si parla di la parte artistica e mischiare le cose dal punto di vista della comunicazione non funziona, poi se no si parla di tutto, se quando si parla di tutto non si parla mai di niente, quindi diamo appuntamento ai colleghi per domani alle 11 al Gran Caffè Schenardi. Dove? Gran Caffè Schenardi? A Venì? Vicino al balcone. Vicino al balcone. Più sull'angolo. Ma no, ma facciamola un po' a destra. Vicino alla cassa.
Ok, allora la cassa che la caffè scrive alle 11, io Andrea. A questo punto mi presento l'orgoglio vero di questo festival, che non è la mangia canfora, nel senso l'orgoglio estetico, dovrebbe essere qualitativo e tutto, no, ma l'orgoglio è ciò che lei rappresenta e che ridivento serio anche se non sembra, perché è sempre stato il nostro sogno, cioè Caffeina non ha mai voluto essere un un puro palinsesto che invita gente famosa sostanzialmente, perché poi i grandi personaggi fanno effetto, sono utili, figuriamoci se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché non esisterebbero i festival, non ci esisterebbero io le persone che vengono, e quindi nessuno e figuriamoci noi sputa sul piatto dove non mangiamo, ma insomma dove costruiamo il festival. Però da quest'anno Caffeina, oltre a tante altre cose, e penso per esempio a tutta l'esperienza che i volontari hanno fatto di letture nelle scuole di quest'anno e anche all'ospedale, quindi insomma sono tutte esperienze di volontariato culturale che stanno crescendo sempre più, però quest'anno Caffeina diventa ufficialmente anche produttore teatrale, questo è quello che sbaglio sempre termini, non Casini, però insomma questo è, e quindi ci siamo dati formalmente anche una direzione artistica da parte teatrale, che significa, e qui ci spiegherà meglio Annalisa, sia i grandi eventi ma sia anche la parte di letture, di reading, che vanno ad arricchire le presentazioni. Il sogno finale è che nella nostra caffina ideale sarebbe che nessun evento fosse più solo semplice presentazione, ma fosse si passasse dalla presentazione alla rappresentazione, ma in realtà non ce lo stiamo inventando noi, anche gli editori si stanno organizzando a questo, perché ci si rende conto che lo strumento festival, un grande strumento di divulgazione dei libri, però quando si riduce a mera intervista d'autore è uno strumento che diventa un po', diciamo così, inefficace. Quindi ci siamo cominciando a dare una struttura anche in produzione teatrale, ma quest'anno abbiamo avuto una punta di eccellenza che dobbiamo appunto ad Annalisa, alla quale passo la parola. Grazie, ho finito. Buongiorno, Filippo ha già detto molto, fondamentalmente io quello che farò non è nulla se non organizzare e sviluppare il lavoro che in questi anni Filippo, Andrea, Giorgio e tutti i ragazzi hanno già fatto, perché Caffeina è un festival che sin dall'inizio ha sempre avuto una vocazione a spettacolarizzare gli eventi. Io sono stata qui ospite, un po' come attrice, come voce di alcuni eventi, come attrice per un film con Chiara Gamberale 2 anni fa in Masperaure, e lì è nata questa amicizia, collaborazione. E quest'anno Filippo e me mi hanno chiesto di provare insieme a pensare a organizzare e formalizzare il lavoro delle performance. Che è una cosa tra l'altro fondamentale oggi, non che, solo che il buco è troviamo proprio un'attrice di teatro, che però questa cosa in realtà oggi è fondamentale, perché io vengo dal teatro di prosa, quindi dal teatro, il teatro in questo momento e si sente il teatro in questo momento sta ripensando le sue forme, perché ovviamente le ragioni economiche, cioè noi siamo in un momento di enorme crisi culturale e di enorme crisi economica, questa cosa sta obbligando noi operatori culturali a riorganizzare il modo di fare spettacolo. Quindi gli spettacoli oggi devono essere banalmente agili, economici, con scenografie che non costano nulla, quasi inesistenti, in cui l'elemento del testo, dell'attore e eventualmente della musica diventano i protagonisti. E questo in realtà è ovviamente un limite, ci dà anche una grande possibilità, cioè di mescolare le carte e di contaminare gli ambiti. Quindi il lavoro
proprio quello di unire il teatro, lo spettacolo dal vivo, al lavoro, un lavoro prettamente letterario. Ci sono molte cose che stanno, io sono molto breve, e la cosa di cui siamo molto fieri è iniziare a pensare a delle produzioni di un'altra sfida. Anni migranti, parole di cartone, sarà una prima nazionale che verrà fatta il 29 a Caffina con Monio Varia, l'orchestra di Marin Cudine e me. Ed è uno spettacolo a cui noi teniamo molto, che ha un tema molto importante e urgente oggi, che è quello degli sbarchi degli immigrati. Il lavoro è un'opera, è un'operina cantata e recitata, semplicissima, che noi siamo già riusciti a vendere, quindi il 21 agosto noi saremo al Teatro Greco di Tindari e avremo tutta una serie di date correlate in Sicilia e quindi stiamo iniziando a proporlo nei teatri e nei festival. Quindi l'idea è che Caffeina diventi una produzione che superi i confini di Tergo e porti il logo Caffeina in giro per l'Italia. E, accanto a questa ci saranno tutta un'altra serie di eventi nelle logiche che ci dicevamo prima, quindi il libro di Aldo Cazzullo, Posso il mio sangue servire uomini e donne della resistenza, diventerà anche questa una presentazione spettacolarizzata con le musiche dal vivo di Luigi Gentile. E poi ci sono tutta una serie di ritmi spettacoli che Frangio Buttafuoco porterà il dolore pazzo dell'amore, in cui lui è in scena con Mario Cudine, che avete modo di conoscere, che è questo musicista siciliano straordinario, finalista quest'anno del Premio Tenco, in questo momento autore delle Supplici di Siracusa al Teatro Ilda. Quindi davvero una perla rara del mondo del teatro e della musica dal vivo. E, con cui ne andremo, tra l'altro, lo diceva Filippo, anche in carcere con Monio Varia. E poi ci sarà il reading di Giorgio, di cui già parlava, il reading di Teresa Lessio, il reading di Francesco Piccolo, la presentazione di Mauro Corona avrà delle letture spettacolarizzate della musica. Insomma, l'idea è quella di spostare sempre di più l'evento da evento letterario a evento spettacolarizzato, ma in una forma agile e semplice e quindi possibile e fattibile anche in uno spazio come questo, che non è uno spazio esattamente teatrale. Grazie. Oddio, chiedo scusa, dimentico una cosa fondamentale, perché anche questo è un prodotto che abbiamo pensato e costruito insieme a Filippo, Andrea e Giorgio, che è una presentazione lettura di Renuccio Valdis, un testo molto bello di San Giordano Perroni, scritto solo in versi della Bibbia, che verrà recitato da Alessandro Ader e sarà un evento molto bello anche questo. Grazie. Devo dire tutto, non dire che tu ti pensi alla Bibbia, non ce n'è nessuno, tu devi dire, ma poi... Ma no, pesantino, no? Questi dettagli teatrosi. Allora, scusate per la lunghezza, però ovviamente la farina per fare questo pane è tanta, un altro. Oppure, no, facciamo l'annuncio, la brava annunciatrice... scusate, fermi. Allora, in tutto questo lei voglio dire, in tutti questi ringraziamenti non si può non ringraziare Cristina, che io non so come va, però anche è una delle cose più faticose che c'è, comunque da sempre in realtà gestisce, e quest'anno abbiamo anche potuto faticare, perché non sai, quest'anno abbiamo cercato di migliorare anche una parte, nel senso di fare delle scelte un po' diverse, ma comunque gestisce pure tutta la parte di Caffeina degli autori inabusibili e vecchi. Siccome è un grande aiuto che ci dà Cristina tutti gli anni, non possiamo che ringraziarla. Adesso lei parlava la presentatrice. Prima di lasciare la parola al sindaco, dal momento che sono stata tirata in causa, io ricordo il concerto che ci sarà domani sera in Piazza San Lorenzo, il concerto della banda della Polizia di Stato che ho avuto l'onore di presentare lo scorso anno. Domani sera insieme a me sul palco ci sarà il collega e soprattutto amico Federico Sai. Torna di nuovo la banda e confidiamo tutti nel successo dello scorso anno. Avrà inizio alle ore 21:30. Sindaco. Ed è gratis. Sindaco, lei la parola. No, l'offerta è... Cerchiamo di raschiare dappertutto perché penso che ce ne sia bisogno. Allora io stavo riflettendo mentre la Russia è un po' lo spiritoso all'inizio, no?
No, no, fammi fare una sensazione, no? Che la partita è positiva, non è che sia assolutamente di altra natura. Beh, io credo che noi dobbiamo un pochino, come posso dire, contestualizzarsi su questa città 9 anni fa, no? Siamo in 99 edizione. Credo che l'esempio di Caffellina sia stato, per chi come me, insomma, vissuto in questa città quando io ho 7-8 anni, sia stato un evento molto toscano di Spavaldo, non so l'idea come dicono, comunque un po', posso dire, rivoluzionario, un po' innovativo, ma innovativo sotto è troppo poco, provocatorio per questa città, normalmente questa è una città che la sera non usciva, la sera stava alle 7:30 in corso, si può pure chiudere perché non c'è più nessuno. E quindi è stato un esempio che non era soltanto che potesse avere il risultato che poi avuto in termini positivi. Io qualche volta sono uscito, non spesso, però insomma poi qualche volta sono uscito, parlo di inizio, quindi 8, 7, 9 anni fa, e devo dire che ogni anno è stato un crescendo di interesse, ovviamente non solo per i termesi, ma soprattutto un interesse a partecipare a un evento culturale, di spettacolo, di comunicazione, decidere. E come tutte le cose, normalmente quando si fanno anche delle innovazioni, c'è sempre qualcuno che inventa, no? C'è qualcuno che inventa, che ha il colpo, insomma, se no si monta la testa, Rossi, comunque ha il colpo di genio tra virgolette ovviamente, inventa la cosa, il modello, colui che inventa, insomma, l'inventore. Poi c'è colui che, o meglio, coloro che o colui che declina quella invenzione e la fa diventare una, diciamo, qualcosa di strutturato, che può essere messo in produzione, che può avere poi il suo mercato, che si apre magari un mercato. Poi abbiamo la situazione dove questo mercato, per un male, questa invenzione lo conquista, come tutte le attività, comprese l'attività di caffè, non so come si dice, un'attività di marketing, non mi interessa, dico, come ogni attività, così come l'attività di caffeina, poi deve non solo reggere, ma deve crescere, perché se non cresce nada. Io ho fatto un discorso per far capire che caffeina è diventato un evento talmente importante per Viterbo, ma non solo per Viterbo, che in qualche modo deve essere supportata per farla crescere, non per farla rimanere così com'è, perché io credo che sia stato crescendo anche gli avvenimenti. Diceva Filippo, 400 sono quest'anno, sì. Su per giù, insomma. Quindi sono cose veramente, impensabili da organizzare così, senza una struttura che ormai è collaudata, insomma, ormai funziona, tanti giovani che partecipano, che danno anche il senso di quanto sia importante il caffè, anche per i giovani. Questa è la prima considerazione, poi ritorno e dice che cosa dobbiamo fare, perché poi io sto facendo un po' un inquadramento che non so se nessuno ha fatto prima, no? Però mi piace però dare, insomma, io mai consiglio da dare, no? Non so che collezione a fare insieme, non so che farò dopo, mentre non so come farò dopo, però alla fine dice lasciate qualche ragionamento, che probabilmente prima vedremo come si veniva. Anche sulla scorta di caffeina, perché io non dico che caffeina. Adesso arriva l'altro aspetto che secondo me denota l'importanza di caffeina. Oltre che lavorare per sé caffeina, indirettamente lavora per tanti altri. Cioè per tanti altri che in sostanza prendono spunto da caffeina, perché caffeina è anche un'iniezione di coraggio per tante persone, tanti soggetti che a breve titolo vogliono interessarsi della cultura, della comunicazione, del marketing, e quindi è un esempio che in qualche modo è una sorta di incubatore, no? Noi abbiamo un incubatore di imprese che è quello che in sostanza dovrebbe formare coloro che fanno imprese. Ecco, caffeina secondo me fa in modo che Viterbo diventi una realtà fertile per tante iniziative che probabilmente senza caffeina, o meglio, senza questa spinta di coraggio, di diversità, di come posso dire, anche
di scommessa che fa caffeina, probabilmente tante iniziative fatte anche da associazioni culturali, fatte da persone singole, quindi della città di Martino, non so lei, insomma, ci sono tanti esempi, se noi andiamo a guardare nella città, che forse hanno preso tutto la caffeina, in maniera più o meno inconscia, non lo so, ma insomma in qualche modo la caffeina ha determinato una sorta di scatto, direi, in questa città, e dove magari tanti giovani forse hanno avuto anche ispirazione a fare delle cose, e mi auguro che continuano ad avere ispirazione a fare le cose, perché noi dobbiamo fare le cose oggi, dobbiamo avere le cose che in passato non abbiamo fatto. Io lo dico sempre: chi vuole avere un futuro deve pensare a fare altre cose, prendendo spunto da quello che ha fatto sicuramente, ma comunque con il coraggio di fare delle cose diverse rispetto a noi. Quindi c'è anche questo aspetto che ha svegliato un po' la città, o meglio, ha svegliato i giovani della città, soprattutto i giovani, e coloro che con la testa sono rimasti giovani anche se praticamente non sono più giovani. Quindi diciamo, ha fatto sì, ah, questa cosa la posso fare a Capitello, perché già ho visto che qualcosa simile è stato fatto a Caffè, e questo secondo me è un altro fatto importante, cioè il fatto che noi abbiamo tante attività, insomma, lasciamo stare adesso, non sempre sono di grande livello, ma comunque tante attività che si svolgono in questa città, io credo che sia un po' città delle dimensioni interne, che hanno tutte queste attività frenetiche, anche di stampa, di comunicazione. Io ne parlavo con le persone, insomma, non sono di tempo, e mi dicevano, ma Vietto stanno sempre a scrivere, tra online, stampa, cioè, è una cosa veramente particolare, no? Qualunque cosa fa il comune, insomma, compare sulla stampa, Facebook, e, comunque, insomma, io credo che anche in questo caffeina abbia fatto la sua parte. Ora, c'è da mantenere la caffeina. Io quando è stata presentata senza caffeina ho fatto una sorta di provocazione, ho detto caffeina non è dovuta, cioè non è che caffeina è come l'acqua senza zenico, non so se ho fatto questo riferimento, l'acqua senza zenico è dovuta, cioè i cittadini devono avere l'acqua senza zenico, io dico la zenico perché mi devo, si è dimenticata, no? E io purtroppo spesso c'è un difetto, questo è che la comunicazione, sono imprenditore di comunicazione non la parte un altro, vedo i risultati. Vidente aveva l'azienda fino a 6 mesi fa. Noi siamo riusciti dopo anni a fare in modo che la regione facesse nei tempi dovuti tutto quello che serviva per rendere l'acqua senza azienda. Ecco, Viterbo c'ha l'acqua senza azienda dal 1 gennaio del 2015. Allora, l'acqua senza azienda è un fatto dovuto. È giusto che i cittadini abbiano l'acqua senza zenico, ma non è detto che i cittadini abbiano caffeina. Questo è un passaggio importante, lo snodo importante, dove il comune, ma dico non solo il comune, ci sono vari soggetti istituzionali, che sono le banche, il comune, gli enti pubblici, la regione, la provincia, insomma tutti coloro che a vario titolo svolgono un ruolo pubblico, hanno secondo me, non dico il dovere, però devono avere anche la sensibilità che questi eventi vanno sostenuti, perché se non si sostengono anche dal punto di vista pubblico, probabilmente, non essendo poi soggetti che fanno una grande politica, una grande sfuggita, un ruolo, diciamo, con marginalità che vanno poi a schifo, che fare delle spese, fare dei viaggi, fare magari la degustazione, insomma, alla fine questa è un'operazione che ha una ricaduta positiva per tutta la comunità, in virtù del fatto che è un evento, insomma, una serie di eventi che comunque sia hanno questo ruolo di dare delle ricadute positive. Quindi gli enti pubblici, tutti gli enti pubblici, hanno il dovere, secondo me, di esaminare la possibilità di intervenire a sostegno. Non solo, diciamo, le istituzioni, non solo gli enti di diritto pubblico, non solo le banche, ma credo anche il tessuto produttivo di questo territorio, non parlo solo della città di Viterbo, di questo territorio, dovrebbe analizzare quanto è importante delle attività che si svolgono in questo territorio avere caffeina, perché è un motore, caffeina, che fa conoscere il territorio. E faccio riferimento a Ferrero, una cosa che in sostanza mi tocca in maniera anche così personale, venendo io dalla realtà agricola, vedere Ferrero che sta qui quel giorno, non so se il 3-4 di luglio, ma insomma i primi giorni di luglio, per incontrare su un tema che è la nocciola, questa è l'area più produttiva
sì, e che produce di più a livello nazionale come quantità di, e direi anche come qualità a livello nazionale, parliamo del 50% della produzione nazionale che si fa qui, quindi il 3 luglio, quindi avere qui Ferrero che a caffeina affronta un aspetto importantissimo del Ferrero, importantissimo anche per tanti operatori economici, imprenditori o quello che vogliono fare la trasformazione, io credo insomma siano situazioni che noi dobbiamo mettere a reddito, perché sono situazioni che creano reddito. Allora ecco perché è necessario che per il mondo produttivo, il mondo economico di questa realtà che è la Russia sia attento, sempre più attento a caffeina, perché è un interesse proprio diretto di Russia. Aggiungo e chiudo. Caffeina è anche un qualche cosa che può, posso dire, migrare, quindi non lo so, sta andando a Pienza, forse potreste andare a Pieno, non lo so, è un modello comunque, secondo me, che può essere declinato anche a livello nazionale, anzi, è sempre più un evento nazionale, quindi non è più un evento che interessa la città, è un evento nazionale, e come evento nazionale, proprio perché ha una sua caratteristica, può essere preso come, non solo come esempio, ma può essere preso anche come occasione per utilizzare la fine in altre realtà. Cioè, io mi auguro che sia un po' di tempo, perché insomma, credo che questa è la base di caffeina, finita attaccata a questa città, attualmente anche consigliere di questo consiglio comunale, e credo che insomma ci sia anche un interesse legato proprio alla persona. Però, essendo veramente un qualche cosa di nazionale importante, che abbia un risalto nazionale, che possa scendere anche in piazze non necessariamente nella nostra città. Questo è anche un fatto nuovo che può essere studiato. E il fatto che Viterbo si stia aprendo a delle dimensioni che non sono più quelle geografiche del comune, ma che sono qualcosa di più ampio, da modo che anche caffeina, secondo me, possa servire ad entrare in realtà dove diversamente non potremmo entrare. Quindi io faccio tanti auguri per il futuro, perché poi ci abbiamo sempre misurato sul futuro, non su quello che siamo stati, e soprattutto faccio gli auguri a questo territorio che possa rispondere meglio proprio per un futuro che sia un futuro di crescita e che sia soprattutto un futuro dove tanti giovani possano arrivare degli spunti importanti per loro stessi e per tutta la nostra comunità. Grazie. Grazie Sindaco. No, io ho promesso, lo chiudo qui, non ho nient'altro, sono le sue tecniche anche per i colleghi, siccome il programma cartaceo ovviamente a un certo punto va stampato, mentre data la quantità di eventi sono possibili variazioni, aggiustamenti, anche notizie, anche aggiunte, come strumento dei colleghi, per tutti, se vi scaricate l'app di caffeina ci saranno tutte le variazioni, anche con notizie push, in modo tale che vi possiamo avvertire se ci saranno qualche spostamento novità o diciamo così, cose interessanti da sottolineare. L'app funziona sia per Android che per iOS, quindi copre il 90% dei telefonini italiani. Grazie a tutti. E Giancarlo Montesari voleva aggiungere una cosa, prego. Scusate un attimo, due citazioni che ho dimenticato, due collaborazioni che mi sembrano importanti. La prima con il Festival Jazz di Milano, che ieri sera ha presentato il progetto di portare il Politecnico a Porta a Porta, quindi Marco Massa, Maledetti Cantatori, sarà qui il 4 di luglio. La seconda è con uno stilista che chiuderà piacevolmente la nostra manifestazione all'interno dello spazio di Piazza di Gesù, con una sfilata dove le ragazze che vorranno partecipare saranno le Moon Cannon, come si può dire, un sorta di leggerezza, ma comunque sia è importante che lo avessi detto questa cosa. Grazie. Grazie. Non potete tornare domani alle 11 della serata. Grazie. Per sì, domani. Filippo. Filippo, domande? Sì. Filippo, domande? Domande? Sì. Okay. Domande? No, io volevo solo fare una mia considerazione. Stavo facendo un programma eccezionale. Io lo lancio. Un fan di caffeina, quindi no, ma vedo che veramente ci sarà solo un imbarazzo. Però anche io che tanto stavo evidenziando le cose che sono appunto, ragazzi, poi per carità. Gaccio in curva, che cavolo c'entra. E non venite a dire che è cultura
perché allora ci poteva mettere il tiro a piattello, la battaglia tra i galli e poi a Piazza Fontana Grande. Per il resto è meraviglioso. L'idea di calcio in cuore per la Fontana Grande è venuta ad Amberza, perché un momento non mi Natale un calcio in cuore davanti alla meravigliosa cattedrale. E io sono convinto che quella cosa lì è bella. E siccome il direttore artistico ha finito io, e quella cosa lì è intimamente la filosofia per cui buona caffeina così. Quindi se piace caffeina deve piacere anche il calcio in culo. Se piace caffeina non c'è però e dico in più, il fatto che c'è questa polemica è già positivo, e quindi ho vinto comunque io. Filippo, prego. Gli accrediti di stampa dove andiamo a prendere? Fondazione. Okay. Una domanda, è stato mai fatto uno studio sul ritorno economico della città? Allora, non è stato mai fatto perché gli studi costano e quindi siccome non c'è la linea non siamo mai riusciti a capire, cos'è, quant'è il ritorno. E anche il comune volevo farlo. Sì, ma siccome anche pure c'è la linea, nel senso. Comunque, ti rivolgiamo a me allora. A tutti, chi mi può rispondere? Ma io voglio dire una cosa a proposito del Cristo, perché 3 anni fa ho fatto parte di una commissione dell'Associazione Editori Italiani, dove abbiamo fatto uno studio sui festival in generale, non in particolare su caffeina, e abbiamo fatto riferimento soprattutto a uno studio di Guerzoni, che si intitola Effetto Festival, dove questo studioso ha cercato di vedere l'effetto economico territoriale dei principali festival tra gli italiani e l'effetto moltiplicatore andava da uno spettro che spaziava dal 5 a 11 volte il finanziamento speso, per cui il festival comunque più piccolo aveva un moltiplicatore almeno di 5 volte il costo del festival stesso, poi il festival più grande come Mantova riusciva ad arrivare anche a 11, se non addirittura a 12, per cui la feina, se si dovesse attestare su questo spettro, credo che si troverebbe in buona posizione. È già la risposta, non mi soddisfa, ma è già la risposta. No, bisogna farlo lo studio, non è... Poi in realtà io e anche io ho visto quei nostri tutti, cioè nel senso che poi è chiaro che un dato servirebbe, un dato diciamo così empirico si può anche tirare fuori, però è veramente appunto servirebbe uno studio numerico, insomma così è. Noi abbiamo sempre voluto farlo, però non ci sono niente le risorse per poterlo fare. Prego. Ciao, senti, allora, intanto io ho una bella vista, domani c'è un corso odontologico per ordine e non ci sta, e quindi già mi sembra. È comunque una brutta notizia. Soprattutto per me che devo stare male, no, vabbè, è un suicidio di massa, però devo fare, ormai mi sono sentita. Per questo, volevo sapere, infatti, dal punto di vista economico, poi ormai tutti chiaramente gli sviluppi e spero di avere qualcosa da pubblicare. L'impegno economico del comune della manifestazione, se possibile, per quanto riguarda l'organizzazione, visto che Caffeina raccoglie una serie di altri festival, c'è già il Capo, quindi c'è il Zappo, il Tutto Village, se da questa parte poi riuscite a dare qualcosa agli altri, che mi sembra di capire che non ricevo dal comune, quindi si fa un po' di perfetto colloquio per poi dare una mano ai festival che inglobate, che mettete dentro alla struttura. Ieri purtroppo l'amministrazione non era presente alla presentazione del Zappo, mi saranno schiate le orecchie, si è parlato tutto di questo vuoto, di questa assenza. Non so, eravamo stati invitati, non lo so, c'è un testimone, quindi non ho idea. Mattina? Sì, ieri. L'assessore voleva spedire, era una mezzogiorno e mezzo. Comunque, si è parlato soprattutto di questa dramma, tra virgolette, economica. Il sindaco rilevava giustamente l'interesse delle persone che escono quando ci sono eventi. Però noi possiamo smettere di uscire la gente il 5 di luglio, cioè comunque l'amministrazione probabilmente facendo i salti mortali, purtroppo per voi state voi, ma se c'è un'ottima uscita delle persone e se viene fuori un interesse oltre caffeina, magari no, anche a tutte le altre, perché benissimo che ci siano 12 milioni di persone in piazza su 10 giorni,
proprio a Melia che si stella anche la città, si è vissuta sempre con il supporto dell'amministrazione. Volevo buttare un attimo sul piano economico, perdonatemi, domani non ci sono, grazie. La caffeina è una di quelle manifestazioni che ha una connessione con il comune, non so se sono 5 o 4 manifestazioni. Quindi noi ci ricorderemo con gli anni passati, cercheremo di fare gli sforzi possibili e sosterremo secondo diciamo anche il nostro merito, però insomma mi sembra che un merito che in qualche modo dovrebbe garantire le risorse che abbiamo sempre messo. No, io sono appunto, ma noi come il mestiere, noi non imbrocchiamo festival, nel senso che ci sono delle collaborazioni, ci sono delle collaborazioni persone che vengono, che hanno pensato allo stesso modo, sono tutte identiche, festival dell'educazione, cioè noi mettiamo a servizio diciamo così, la struttura di caffeina, nel senso che quel che noi diamo ai, diciamo così, ai nostri partner è quel di più di comunicazione che comunque sono costretti, nel senso che bisognerebbe stampare un programma, bisognerebbe stampare manifesti, bisognerebbe poi ognuno è in piena liberalità, ma il discorso è che questo non deve andare bene ieri che domani è che siamo tutti nella stessa barca, cioè nel senso questi 10 giorni, non so, l'ho detto benissimo il sindaco sia nel messaggio di quale non ho avuto occasione di ringraziarlo né personalmente ma non per anche se io non lo sono l'unico, nel senso che non è che la sua telefono facilmente, ma proprio perché questi giorni sono tragici di lavoro, né personalmente né pubblicamente, però vi ringrazio il sindaco per il messaggio che ha dato in apertura del programma, però siamo tutti sulla stessa barca, cioè nel senso non è che qui c'è il caffè nel link alcuni su pochi. O c'è una foto o non c'è niente, appunto, non esiste. Questa è una città che viene smetta di pensarla in modo minimalistico. I nostri, diciamo, quelli che sono considerati dagli altri, i festival diciamo così, che sono simili al nostro, hanno bilanci che raggiungono 20 volte tanto. Cioè, stiamo parlando del nulla, per la polemica sui soldi, su caffeina o su altro. È assolutamente risibile perché non c'è nessun collegamento con la realtà, e la realtà non è di tempo, è il fatto che il caffeina è una grande festa nazionale che cerca disperatamente di fare le stesse cose di Portavarella, di festa del Tratto di Mantua, di festa della Niente e così via, con risorse che sono assolutamente non paragonabili. Solo questo, appunto, cioè, poi possiamo pure dire che abbiamo fatto troppo, è l'unica colpa che mi do io, Andrea, che ci diamo, è che forse l'abbiamo fatto troppo grosso. Detto questo, siccome ci voleva farlo così grosso, perché comunque la sfida era questa, no? Perché se no non l'avremmo fatto, o è così oppure non è, per esempio. Ci siamo? Grazie. Grazie. Ciao. È stato un piacere, ci vediamo in questi giorni.